Va bene, trovati amici in questa nuova settimana del podcast della taverna. In compagnia del buon Jeep, anzi, sono io, è lui che dovrebbe fare il qua, il suo canale è questo. Va bene, che è successo? va bene così. Qua. Ho perso il braccio della sera, ecco qua. Io stavo iniziando a... ho perso il braccio. Addirittura. Ma come state? Avete passato una bella settimana? È una settimana molto impegnativa. Molto impegnativa, why? Sì, con quella roba del concorso, del gelato, e cazzi vai. Ma com'è andato? Ho visto poi qualche foto. È andato malissimo. No! Sì, e sono arrivato ultimo. Perché? E ti dico, allora, c'era uno, aveva 25 anni di esperienza e non sapeva come era fatto il suo gelato. E questo gelato l'ha fatto da 25 anni che lo fa. Come fai? No, è praticamente un giudice gli ha fatto quante percentuali di grassi ha il suo gelato, ma sarà sugli 8? No, qua ce n'è molti di più, perché aveva messo, vabbè, c'era un po' di panna, ma c'era anche il coso, c'era anche il mascarpone che ha una percentuale di grassi molto alto. Ok. E questo qui non lo sapeva. Poi un altro ragazzo, sempre della mia stessa età, che lui è arrivato secondo e passava nei primi due. Quindi lui è passato. Il gelato non l'ha fatto lui. Praticamente era un gelato con i cantuccini di Prato sbriciolati, una riduzione di vin santo, eccetera. Sostanzialmente quando lo spiegava, quando ha spiegato il suo gelato, praticamente ha detto che non ha fatto niente lui. A parte mettere allora perché... la salvia. E partecipo anch'io il prossimo anno al concorso. E poi hanno fatto che zuccheri hai utilizzato? Lo zucchero normale. Innanzitutto, se sei uno che sa il gelato, sai che non si chiama zucchero normale, intanto davanti a uno che sa della tecnica del gelato, ma si chiama saccarosio. E poi ha fatto proprio il gesto: sì, vabbè, saccarosio quello lì. E poi anche un'altra che è molto brava, quest'altra molto brava tecnicamente, però anche lei non sapeva la percentuale dei grassi del suo gelato. E io sapevo tutto perfettamente, perché la salsa me la faccio da solo nel pentolino, il gelato me lo faccio da solo. Però questo ragazzo, perché ha detto che ci mette solo saccarosio? Perché sostanzialmente utilizza le basi. Quindi c'ha la base già pronta, ci mette lo zucchero, il resto. Ok, vabbè, capito, però c'è un concorso, non mi sembra il top del top partecipare in questo modo. I primi voti che si vedevano erano quelli della chiarezza espositiva. Allora, noi nel contratto, o insomma come funziona, c'era scritto che noi dovevamo presentare il gusto. Io, abituato a vedere mio babbo che faceva i vari concorsi, avevi 1 o 2 minuti per spiegarla, quindi mi ero preparato un po' su riuscire a spiegare per bene il gusto, il perché era fatto così in quel tempo. Arriviamo lì e ci dicono che abbiamo tutto il tempo del mondo per spiegarlo. Quindi te fai tutto in 2 minuti, poi rimangono mezz'ora. Come sta? Quello che aveva 25 anni di esperienza praticamente ha parlato di quando è uscito dal buco del culo di sua mamma fino ad arrivare a quel gusto. Mi dissocio. Ha praticamente parlato di tutto. Gli hanno dato dei voti alti. Io ho ricevuto i voti più bassissimi, che questi qua della chiarezza espositiva erano quello che si vedevano. Perché io sostanzialmente non avevo emotività in quello che ho fatto. Però allora io ci sono nemmeno. Sono 5 anni che lavoro lì. Ho passato più esperienze brutte che belle. Te le vengo a raccontare, no? Ti ho spiegato perfettamente, infatti lo chef stellato che era lì mi ha fatto i complimenti, perché ha detto a 21 anni voleva essere lui come me, che gliel'ho spiegato alla perfezione, e come se fosse la 100ª volta che io ero davanti a dei giudici, invece era la primissima volta in assoluto. Però appunto loro cercavano l'emotività, però chiarezza espositiva, cioè sta in quanto tu sei chiaro nello spiegare il tuo gusto. Cioè, se cosa io devo trasmettere un'emozione, devo discernere. Non è semplice trasmettere un'emozione quando devi esporre qualcosa in maniera super tecnica. Però c'è chiarezza espositiva nel spiegare il tuo gusto, perché lì non si spiega il gusto. Però tutti e tre sapevano che cos'era Twin Peaks, mai visto.
Probabilmente se ci fosse stato qualcuno che aveva visto Twin Peaks ed era appassionato, avrebbe fatto centro perché sapevano di quello sì, che stavo poi parlando. Bastava, però bastava detto... quando lo presentai la prima volta, che era finito, eri finito in radio, sui giornali, ti aveva pure spesso ritwittato l'attore protagonista di però, Twin Peaks. Quindi... probabilmente avrei dovuto prima spiegargli tutta la serie TV come funzionava e poi avrei dovuto spiegargli il gelato e quindi tanto niente. Tempo c'era a sto punto. Però la cosa che mi fa incazzare è che quando poi ci hanno detto vabbè vi si dice quest'altro è arrivato Lorenzo sei arrivato terzo e lui è arrivato quarto, ok va bene, ero contentissimo. Poi hanno detto no, ho sbagliato a leggere, te Lorenzo sei arrivato quarto e lui terzo. E questo qui è quello che aveva 25 anni di esperienza, che non sapeva come era fatto sì. Il suo gelato, ed era un cazzo di mascarpone e Nutella. Classico. Mascarpone. Classico. Cioè, nemmeno... Classico. Poi la sua spiegazione ha spiegato di come ha iniziato, ma sostanzialmente il suo gusto ha detto 10.000 cose per dire non lo faceva nessuno e l'ha voluto fare. Semplicemente sai questo. Sai cosa? Mi sa che in questo tipo di sfide non bisogna essere bravi a fare il gelato o qualunque cosa sia, ma devi essere bravo a intortare la gente. Bravo, bravo. Spiegando cagate, però in maniera bella, bravo. Cioè trasmettere... È un peccato, perché comunque è una competizione che si basa sulla qualità del prodotto, cioè... Ma sì, ma tra l'altro se sono arrivato ultimo significa che il gusto non era chissà che cosa e probabilmente anche la fantasia... Però, ora, arriva quello e ti dice che l'ha fatto perché non lo faceva nessuno, allora l'ha voluto fare anche lui. E sì. Poi arriva quell'altro che dice, ah vabbè, l'ho fatto così perché ci ricorda la domenica. E arriva quell'altro e dice, ho fatto questo perché è arrivato uno che voleva sponsorizzare il suo brandy. E l'ho fatto. E quindi ho fatto qualcosa. E quindi poi arrivo io e gli spiego: c'è il nero perché riprende la loggia nera e le persone cattive. Quella è fantasia. Cioè, quella ho è messo fantasia. Il bianco perché riprende la loggia bianca, il buono delle persone. Ho messo sì, il rosso perché ricorda l'omicidio, l'amore tra le persone, le iconiche tende rosse che ci sono all'interno della loggia. E infine questo strato nero con questa texture zigzag che riprende il pavimento della la loggia ed è tutti insieme perché alla fine scoprono che la loggia nera e bianca sono una cosa tutt'uno. Questa è fantasia. Cazzo. Non uno che mi arriva ehi, mi hanno chiesto di fare pubblicità a questa azienda quindi ho pensato un gelato per quello. Quella non è fantasia, quello è quindi, lavoro. Cioè... Io penso o mi hanno dato tutti quanti 20 perché il massimo era 20 per la fantasia ma nel gusto gli faceva schifo, però anche lì può essere un po' cioè, io credevo che noi ti abbiamo fatto una vaschetta e loro la dovevano vedere. Cioè, io credevo loro la vedessero proprio anche come era presentata. E invece no. Quindi io avevo fatto come la si fa in vaschetta normale, quella da mettere in gelateria. Quindi uno strato di cioccolato, poi gelato, la salsa, gelato, salsa, cioccolato. Hai fatto la presentazione sì, figa, quella. Diciamo, ok. Però non era meglio non farla perché tanto non la guardavano e appunto probabilmente essendo che era una vaschetta da 750 grammi ci sta che magari c'era troppa salsa, poco gelato, c'era più cioccolato che il resto e quindi non era tutto bilanciato. Probabilmente se si prendeva dalla vaschetta normale di gelateria e la mettevamo tutta lì a caso come si fa per darla alla gente, probabilmente quando la prendevano era tutto più bilanciato e magari gli poteva piacere di più. Vabbè, sì, perché giustamente una punta all'estetica, l'altra poi è il gelato in sé. Esatto, gusto, però quindi... io pensavo perché in tutte le altre comunque guardavano, io ho detto vabbè, forse la guardano anche qui. E invece no. Mi spiace, cavolo, però non l'avrei mai detto. La prossima volta so che cosa fare e se bisogna andare sull'emozione faccio il gusto cloud, così gli parlo del cane abbandonato che ho portato a casa. Mi te li sei fatti tutti così, tutti, vinta. A sto perché punto, questo veramente. Ragazzo gli ha detto io mi ricordo questo aneddoto di quando ero bambino e andavo su nel pastorizzatore e dicevo come se fossi un mago bolli. E perché non ci sei finito nel posto? No. E capito? E quindi sì. C'era una australiana, gli ha dato 19 e 20 era il massimo. E ha detto okay. Questo è quello che cerco. Sì, però porca puttana, io che te la spiego in maniera perfetta, tecnicamente te lo spiego in maniera perfetta, quando mi fate le domande vi rispondo perfettamente,
non ho una storia cioè, per io semplicemente che cosa c'è da dire? Un ragazzo che a 17 anni ha smesso di andare a scuola e poi ha iniziato a lavorare, non c'è niente da dire. Quindi sì, su questo fattore io non sarei mai andato a toccarli in qualche modo. E questo qui, e questa qui è, diceva, questo è proprio quello che cerco. Sì, ma porca puttana, siamo in una competizione e te devi cercare da quello lì come è arrivato a creare il gelato? Infatti, sai cosa? Mi ricorda un sacco un po' il procedimento che c'è nei talent show. Ovvero dove sembra che il talento, ovviamente ci deve essere, però sia sempre sovrastato dalla storia della persona e come la persona la racconta. Sì. E questo ci sta, ma in parte, perché ricordiamoci che il motivo principale è in quel caso un talent show, in questo caso è avere una bella idea e un buon gelato da presentare. Esatto. Viene premiato quello, quindi boh, mi spiace. Vabbè, ma la prossima volta. In maniera molto unexpected, come è stata la sconfitta del buon Gippo, anche Nvidia inaspettatamente ha fatto qualcosa. Mamma mia, che collegamento! Che collegamento! Amici, dovete sapere che in questa settimana, allora, sono successe poche cose, però interessanti. Nvidia se n'è uscita così, con un computer piccolino, molto economico, da $200,000. Allora, roba così. Sì, no, domani, infatti, niente. L'avevo già preordinato, comunque. È già ordinato. Stranamente non è andato a Ruba. Stranamente non questo non è andato bot. A Ruba. Ma porca miseria, dannazione. No, allora, ragazzi, cagate a parte, Nvidia ha veramente fatto un computer da $200,000 dove, aspettate che leggo bene le caratteristiche, può arrivare fino, tramite anche la VRAM, a 320 GB di memoria per la scheda video. Ovviamente è un PC per lavoro, magari qualcuno che fa cinema, comunque cose che sì, viene tanto, ovviamente anche quando in CGI lavorano, eccetera. Esatto, più che altro quando si utilizza tanta potenza di calcolo da parte della GPU, come può anche essere, non so se c'è presente, la serie Quadro dell'Nvidia. Sì, sì, sì. Che è, ok, molto potente, però non è fatta per i game. Perché? Perché questi computer vengono molto usati a livello scientifico per analisi dei dati. Magari tu devi rielaborare tutti i dati per ricreare una simulazione, una grafica magari, di un virus, già che siamo in tema, tra l'altro. Quindi sono computer che hanno una potenza di calcolo strepitosa, ma veramente strepitosa, che principalmente vengono usati in ambito di ricerca scientifico, comunque in ambito scientifico. Tre è una cosa molto 8K. Interessante. Ecco, magari tre schermi 8K, chi deve ricreare un virus non se ne fa nulla, però dici, abbiamo fatto 30, facciamo 31, ci facciamo un culo così per ricrearlo, voglio anche vederlo bene, esatto. Voglio vederlo bene da nazione. Quindi magari il concept con 300, con 320 giga di VRAM, da uno spaziettino. Porca per miseria. Tre schermi 8K ci sta tutto. Poi arriva il riccone di turno che magari se lo piglia per giocare a Warzone. Ora, se tu te lo pigli per giocare a Warzone, per giocare a Minecraft o a League of Legends, un computer del genere, io ti uccido. ti faccio del male fisico e psicologico. Oddio, in Minecraft credo che forse potrebbe essere il primo computer che riesce a ricreare di botto tutta la mappa di gioco. Vero. Ti immagino. C'è anche illimitati e te la ricrea. Mamma mia. Mamma mia. No, è una cosa interessante questa qua, perché comunque noi adesso si parla di gaming e tutto, ma è anche interessante vedere proprio il progresso tecnologico, in questo caso a livello informatico, nel suo ambito più completo, ecco, sì. Quindi al di là del gaming c'è, cioè, come diceva anche prima Gippo, tutta la parte VFX, CGI, quindi per il cinema, per i film solo in computer grafica, come anche tutta la parte della ricerca scientifica. Basti pensare soltanto cos'è stato 2 anni fa, 2018, quando venne scattata la prima foto a un buco nero. Il buco nero, è vero. E lì, ragazzi, ci sono stati, oltre a anni e anni di lavori e di studi, anche comunque una potenza incredibile di calcolo e una quantità enorme di memoria anche per fare una roba del genere. Quindi è anche bello vedere un po' come avanza la tecnologia nel suo magari più andando avanti, invece di avere quella foto un po' sgranata, riusciamo proprio ad avere una bella foto come se fosse un pianeta e magari riusciamo a vederlo molto vicino.
Sarebbe bello. Nel dubbio, ragazzi, guardate Interstellar. È vero, è vero. Che Interstellar lì... riuscì. Quello è lì... una riproduzione molto. Molto ma... affidabile, anche perché hanno proprio calcolato e fatto gli studi proprio per ricrearlo. Ma infatti il bello di Interstellar è proprio il fatto che dietro, a livello comunque di precisione fisica e matematica, anche tutte le equazioni, soltanto anche tutte le equazioni che si vedono a schermo, mm-hmm. dietro c'è un premio Nobel della fisica, il grande sì, Kip Thorne, che lui proprio dedica la vita a studiare questi corpi celesti. E la situazione simpatica era che giustamente Nolan voleva ricreare un film accurato scientificamente. Allora, comunque, con Kip Thorne parte tutto. E va dal reparto dei visual effect artists e ha detto: ragazzi, io vi lascio con questo tipo 24 ore. Parlateci, vedete cosa succede. Loro hanno preso le equazioni matematiche per un buco nero e anche quelle teorizzate da Einstein per il ponte di Einstein-Rosen, comunque per i wormhole, e quello che si è visto è esattamente la fisica applicata. Non hanno inventato o aggiunto nulla, effetti particolari, sì, è letteralmente la fisica mm-hmm. applicata, era bella così. La matematica e sì. la fisica era bella così per Interstellar. E questo parlando di della buona Nvidia con i suoi super mega iper computer. Però bravo, si va Nvidia. Avanti perché Nvidia c'è questa cosina che a quanto pare è un rumor, ma sembra che Nvidia abbia venduto le sue serie 3000 ai miner. Ecco. Ecco, questa è una cosa che non mi piace tantissimo. No, allora è un rumor, quindi non è ovviamente tutto approvato, cioè non è tutto provato. Però, ecco, se fosse vero è una bella cazzata, perché gli hanno venduto, mi pare, sui 175 milioni di dollari di schede video a questo miner. Ma ha più miner o miner in particolare? Mi pare a uno solo. Perché porca questo... e poi gli porterà comunque un profitto... Non so se nel primo mese è di 150 milioni. Ah, quello non ho dubbi sul profitto che il mining di criptovalute può portare. D'altra parte, uno dice, Nvidia comunque dovrebbe pensare più che altro ai videogiocatori che ai miner. E infatti quindi se ha fatto favoritismo al miner invece di pensare ai suoi utenti, e questa cosa andando avanti si scopre che è vera, cioè Nvidia sono un po' dei figli di puttana. Sì, da cliente e da videogiocatore ti dico di sì. Da azienda io posso immaginare magari determinate scelte, perché comunque Nvidia prima di tutto è un'azienda quotata in borsa che ha bisogno di fatturare e fattura tanto. Quindi sì, a livello di economia ci può stare, però no, non sì, si secondo fa così me Nvidia. Comunque, cioè, se hanno venduto 175 milioni di schede a uno solo, probabilmente la gente gli avrebbe comunque finita, anche se non la vendevano al miner. Cioè, tutti la volevano, sì. Io l'avrei comprata, te sì. l'avresti comprata, ma tutti quanti l'avrebbero comprata. Probabilmente sì. Cioè, probabilmente ma avrebbero come, sì. come si sarebbe finita la 3090 come noi utenti normali, come sarebbe finita la 3080, tutte quante, non... anche senza vendere uno stock intero a un miner. Sai cosa? Sai cosa? Che tanto... Qualunque cosa faccia Nvidia, bello o brutta che sia, tanto la gente continuerà a comprare da Nvidia, perché obiettivamente parlando nel mercato delle schede video, Nvidia ha il monopolio. Ora, quindi il fatto di questa AMD di ora, che più o meno si parla dell'ultima edizione, che costa sui 1000 ed è pari alla 3090 o un po' di più. Allora, però sì, okay. Le altre... Si parla che siano pari o un pochettino di più, ma costano comunque 50 euro in più. Ok. O 50 euro meno. No, mi pare 50 euro comunque meno e sono sul pari. Con una differenza bene. Di 50 ci può stare. Però, ecco, almeno Nvidia c'ha l'RTX. Quindi puoi spendere sì. 50 euro in più, eccetera. Hai comunque l'RTX. È comunque l'RTX che ormai è la next gen praticamente, quindi no, ci sta.
intanto sarebbe comunque interessante scoprire se questa notizia, per quanto riguarda le criptovalute per il mining, sia vera o meno. Sarebbe molto interessante perché comunque a livello di opinione pubblica sarebbe una bella batosta per Nvidia. Sarebbe veramente una bella batosta. Tra l'altro, comunque, questo rumor è fondato, non è fondato così su due piedi. Dietro c'è un analista che si chiama Mitch Steves. Quindi, ragazzi, se volete insultare qualcuno, ma avessimo detto una cagata colossale, sapete a chi Esatto. rivolgervi. No, Speriamo non sia così. speriamo non sia così. Boh, no, non ti saprei dire, sinceramente. Cioè, obiettivamente parlando, se dovesse essere così, non mi sorprenderebbe. Perché comunque il mercato del mining, delle criptovalute, se comunque hai una farm che se lo può permettere, a livello anche di consumi e tutto, è un buon profitto, è un Sì. buon profitto. Sì, certo. Però ora si sono messi d'accordo perché comunque se gli hanno dato tutte quelle schede, poi i profitti che questo qua farebbe, Nvidia se ne prenderebbe un po', Vabbè, sicuramente. vorrei anche vedere. Però No, no. il fatto è che se fosse così, a me come utente girerebbero un po' le Sì. palle. Non poco. No, Però capisco d'altra benissimo. parte non mi lamento di quella che ho io. Però, vabbè. Ragazzi. Favoritismi non vanno mai bene. Prima o poi usciranno proprio come prossimo argomento. Mamma mia, oggi faccio dei collegamenti top. Mamma mia. Tra Top. l'altro non si Oggi. capiscono che sono collegamenti, eh. Non si No, 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 capiscono che no. sono No, collegamenti. assolutamente no, assolutamente no. No, ragazzi, chiudendo il discorso Nvidia, perché comunque, ribadiamo, è un rumor, quindi più di tanto non è che ci si può No, parlare sopra. infatti, possiamo Staremo a soltanto vedere. stare a lamentarci su se Esatto. fosse vero e basta. Staremo a vedere poi nei giorni successivi Sì, ma sempre come si evolverà la se si situazione. evolverà. Sempre In così. realtà no, non si evolverà mai. Magari Ma... c'è stata questa notizia, poi non gliene fregherà più un cazzo a nessuno. Sti cazzi. Probabile, probabile. E invece, vi ricordate che l'anno scorso, Madonna, sono fumato, che settimana scorsa si parlava proprio delle PlayStation 5, in Esatto. particolar modo si parlava dell'esaurimento... Delle Scorte scorte della che si prima, diceva esatto. che sarebbero tornate a Aprile, aprile-marzo, marzo, comunque non comunque ora. inizio 2021. Esatto. Abbiamo presupposto che comunque magari da parte di Sony poteva starci benissimo Sì. un rifornimento, diciamo, dei magazzini prima dell'inizio 2021. E così sembrerebbe. Esatto, perché però questo l'hanno proprio annunciato. Questa è proprio ufficiale, Quindi questa è quindi. ufficiale questa Ok. notizia. La vuoi dire te o Buono. la voglio dire io la super No, no, notizia? prego. Che Prego, la lascio probabilmente. interloquire. E niente, ci saranno altre PS5 in vendita prima della fine dell'anno. Non si sa dove. Appunto. Non si sa se probabilmente Quando? Amazon Dopo. le rimetterà. Quindi probabilmente poi ci saranno altre notizie. E vi ricordo che non hai spammato, è vero, i link. Cioè, i tuoi link. Quindi Ma faccio mi adesso il sentivo un po' in collegamento. difetto a spammarmi, quindi Quindi faccio il prego. collegamento ai tuoi link. E tanto sicuramente se ci sarà di nuovo una notizia che Amazon quel giorno a quell'ora o qualsiasi altro tipo di rivenditore che ha PS5 la metterà sul proprio store, il buon Dylan sulla sua pagina Instagram sicuramente ci farà il post. Quindi in descrizione Instagram, Twitch di Gamers Tavern, quindi roba di Dylan e Grazie Samu, e poi mille. trovate anche il mio Instagram e il nostro Patreon della taverna, che Grazie, io Dico, ammesso per lo che parte spam. da 5 euro, perché probabilmente anche se mettessi tipo 1 euro o 2 non ci arriverebbe niente, sarebbe solo uno spreco di soldi da parte di chi vorrebbe sostenere. Vabbè, sì, Però, perché tra commissioni e tutto. esatto. Intanto non ha spenta questa luce Quindi che... Ah. comunque è da 5 euro in su, e per chi non sapesse funziona che uno paga 5 euro mensilmente o comunque dai 5 euro in su, comunque i pledge, non mi viene come si chiamano in italiano. Che ci Pledge, sono,
Sì, ho capito cosa intendi. E avete anche dei bonus, dipende da quanto spendete, come tipo dai 10 euro, se non ricordo male, o dai 20 c'è la maglietta, che appunto se qualcuno poi inizierà a fare qualche subscriptions, allora inizierò poi a pensare al logo da mettere sulle, insomma inizierò poi a organizzarmi, però per adesso non mi ci metto, però comunque poi ci saranno felp e tante altre cose, comunque tutto in descrizione se vi interessa. E poi alla fine tanto quei soldi vanno per migliorare questo podcast, attrezzature, videocamere meglio. Esatto. Qualunque magari cosa necessaria per migliorare qualità video, esatto, audio. E infine fino a potersi permettere di farci la nostra taverna e parlare lì dal vivo. Sarebbe veramente figo. Davanti a un bel boccale di birra, bella pastosa, artigianale, fruttata. La facciamo io e te, tanto una volta la birra l'ho fatta. Sì? Che figata. Ed era a fermentare proprio lì. Ah sì, proprio sì, vicino al tuo letto, perché quindi della serie, quando ne avevi voglia, tac, spigavi, bevi. Aspetta che qua devo usare questo che non ci sto. Però la serie di Cyberpunk è ingombrante, No, brutto è bastardo. La mia stanza che non è abbastanza per tutta la roba che c'è. Il problema è che io non ci ho dormito. Perché sopra ci aveva questo affare di plastica e sopra c'è tipo un cosa a serpentina, non è proprio a serpentina, dove ci metti dell'acqua, non mi ricordo cosa ci si mette, però insomma acqua senza batteri, non è acqua distillata o cose del genere. Ok. E così che poi se c'è qualcosa di sporco sopra eccetera non entra e non ammazza il lievito. Ok. E quindi si sentiva blububu. E poi c'era un puzzo di lievito. Puttana, ci potevi morire. E poi comunque in camera mia, perché è l'unica stanza della casa che con la porta chiusa raggiunge, sta sui 22 gradi. E la birra deve stare appunto da dipende quale dai 20 ai 24, magari c'è quella che può stare anche a di meno, però che deve starci costante. Bella esperienza, mi piacerebbe farla. Però noi l'abbiamo fatta col kit, quindi ti arriva già il malto tutto pronto, quindi te metti il malto, lo devi mettere a bollire, lo metti nell'acqua con l'acqua calda, poi acqua fredda, eccetera, devi fare dei passaggi, però è molto veloce. Invece l'all grain è quella proprio fatta tutta da zero. Okay. E lì c'ha tanti passaggi molto belli, mi interessano molto, però è molto lungo, tanta lavorazione, però sarebbe poi figo farlo anche in quel modo. Quindi poi ce la facciamo noi. Assolutamente. E com'è venuta? Com'è venuta così, per curiosità? Molto buona. Molto forte. Sì. Perché noi abbiamo messo, mi sembra, un po' di zucchero proprio a fermentare insieme. E poi anche dopo non l'abbiamo messo bottiglia. Però continuava a fermentare dentro la bottiglia. Continua a fermentare. Per questo le bottiglie non vanno chiuse subito. Ok, perché... non sapevo questa cosa. Ora non mi ricordo bene tutti i passaggi, l'ho fatto l'anno scorso. Però Ganza è venuta molto buona, però è passato tanto tempo. Di solito dicono 3 mesi, la puoi bere, però sapeva troppo di lievito ancora. E poi magari poteva dare un po' noia allo stomaco. Però andando più avanti, noi si fece... Oddio, non mi ricordo, forse inizio inverno e... Boh, febbraio forse era buona. Beh, ci sta. Ah, bella esperienza, mi piacerebbe poi fare. Amici, vedete, la Taverna Podcast non è soltanto parlare di videogiochi e tutto, è anche cultura. Esatto. Non so perché c'ho un elastico in mano, se non giochicchio con qualcosa. Bugo? Allora, ritornando a noi invece... Quindi, allora è ufficiale. Prima dell'inizio del 2021... ritorneranno, diciamo, disponibili all'acquisto le PlayStation 5. Ora, non mi ricordo... sappiamo dove, quando... E non mi ricordo se era specificato, tipo... cioè, se era specificato il posto. Magari l'Italia non se la inculano. Non so perché ne dubito.
Sarebbe il Como, non so, guarda, non saprei. Staremo a vedere. Oh, però sinceramente non saprei nemmeno se l'acquisterei a sto punto. Più che altro perché, a parte, avevo già ricaricato la carta insieme a mio fratello e ho già speso un po' di quei soldi e non vorrei rispenderne altri per riprenderla. Soprattutto in inverno, che noi non già ora non si lavora tanto. Ma andando avanti poi si lavorerà ancora meno, fino a non lavorare più per un mese. Dovresti avere tutti i clienti come me che anche d'inverno loro frappè o gelato se lo vengono a prendere. Non dire frappè, bestia di Satana. Frappè sarà buono. Sempre quello, visto il frappè. No, ci sta, ma anche un po' per il discorso che si faceva l'altra volta, perché a livello di esclusive, a parte Demon's Souls, attualmente non c'è niente. Che per carità, personalmente ne farei l'acquisto solo per Demon Soul, come fan. Ma come avrei fatto io, come hanno fatto tutti tanto. Esatto. Però non sarebbe male poi acquistarla quando ci sono anche... quando c'è qualche titolo in più, magari esclusiva Sony. Parlando di PlayStation 5 mi fa venire in mente Spider-Man. E vedi questo video su Instagram dove questo qua diceva... ho trovato il mio appartamento su Spider-Man. Ok. Quindi c'aveva il telefono che puntava il televisore con Spider-Man su un grattacielo. E davanti aveva l'Empire State Building. Questo qua gira la telecamera, c'aveva l'Empire State Building alla stessa angolazione. Ma che figata! E ma ti giuro, sbaglio. Da quel video mi è venuta una crush per New York e Manhattan. E mi sono già andato a cercare qualche appartamento, sono già andato a cercare come funziona. Sì, e how finita... much? Allora, lì la vita è cara. Finita in alcolismo e depressione. No, lì la vita è cara, però mi sono un po' documentato, eccetera, e lo stipendio medio di anche un cameriere è dai 5-7 mila dollari al mese. Vabbè, ovviamente comunque è tutto proporzionato. Sì, per dire, un pacchetto di patatine 6 dollari senza tasse. Però, è un cocktail, magari da noi 8 euro è troppo, lì ne costa 20 dollari. Ma ci sta. E quindi ho degli appartamenti sui 3.500 dollari al mese, quindi saranno circa sui 3.000 euro nostri. Molto belli, una stanza, proprio mi sono andato a cercare proprio quelli con delle bellissime vetrate, in modo che vedi tutto il fuori, tutti i grattacieli e le cose. E niente, mi sto organizzando, vedrò di riuscire a fare la green card, che non so se sai che cos'è. Non ce l'ho presente. Praticamente, te per diventare cittadino americano devi fare un botto di casini. O sposarti una questa che è già cittadino americano, o fai la green card. Potresti optare per la prima. Sì, vabbè. E la green card praticamente ti fa il tuo passaporto. E vieni selezionato, mi pare, su 55.000 persone. Cioè 55.000 persone vengono selezionate, mi pare, ogni anno su tutto il mondo e diventi automaticamente cittadino americano permanente. Così. Io lo faccio dall'Italia, mi prendono, apposta, sono cittadino americano e posso andare subito a vivere lì. Perché se no devi fare un visto che dura 2 anni, ma in questi 2 anni te devi... puoi stare lì solo 3 mesi e poi sei obbligato ad uscire, anche se hai visto di 2 anni, ma puoi tornare anche il giorno dopo. Però c'è un limite di volte che te puoi rientrare in questi 2 anni, che non so quant'è. Ma ci sta. Non te la consiglio molto, non ti consiglio molto gli Stati Uniti in questo periodo. No, infatti quando sarà finito tutto sto macello probabilmente andrò a fare una vacanzina a New York. Ma sì, tanto un attimo per tastare un po' il terreno. E anche capire un po' le zone per appunto aprire l'attività, perché stavo pensando insieme a mio babbo e altra gente che fanno ristorazione di aprire un ristorante esclusivamente con piatti abbinati al gelato. Visto che qua in Italia non esistono, però se lo fai non è detto che alla gente gliene freghi qualcosa. Invece, appunto, New York, che è che tutti quanti quando gli chiedi sta cosa confermano che è il posto delle opportunità.
Perché una persona su 20 lì è milionaria. Ecco, quindi è un rapporto. Quindi te quando cammini bello. Per strada, quello accanto potrebbe essere un milionario. Ma ragazzi, ma già ci sta, a parte è pieno di gente lì, però ci sta anche. Comunque basta guardare anche la gente su YouTube quando, o su Twitch, anche se sei piccolo e fai la stessa cosa che fanno tutti quanti, puoi comunque spaccare, perché sono molti. Quello è vero, quello è vero. Tra l'altro ottima scelta della città, perché personalmente tra gli Stati Uniti preferirei dalla costa opposta, cioè la California. Mm-hmm. Mi piacerebbe Los Angeles o San Francisco. San Francisco è più sicura, è bella in California ed è molto più sicura e più bella la vita rispetto a Los Angeles. Però Los Angeles a vedere non mi dispiacerebbe. Mm-hmm. Ma per questo tipo di attività, essendo che New York è una città ricca, è una città alla moda, e sicuramente anche a livello il livello di ristorazione è alto, quindi la gente va sempre a cercare quei posti un po' lussuosi dove fai gli abbinamenti a partire da cosa bevi, con cosa mangi, e con questa cosa anche con non soltanto il dolce ma proprio anche con il gelato, sicuramente sarebbe un'attività che ha un ottimo potenziale di crescita. Quindi no, è una bella idea. Ora, una bella idea, ci sta. Vediamo un po' come si svilupperà. E tipo, ho in mente, ce ne ho parlato anche con Mario. Sì? Perché con questa cosa dei PI. Perché non so se hai visto, però prima, ora, la gente, i PI sostanzialmente è una criptovaluta che si farma gratuitamente. Esatto. Noi prendiamo il telefono, ogni 24 ore dobbiamo andare a cliccare. Se vi interessa vi lascio in descrizione il mio link. E anche quello di Dylan, decidete voi quale andare. Che uomo onesto. E, prima raggiunti... aspetta, fammi spiegare tutto. E, più gente in voi invitate e più aumenta il farm. Per ora. E, però ogni 24 ore voi dovete andare e ricliccare per continuare a farmare. Questa è una cosa per anti-bot. Sì. E prima... avevano questo programma di smettere di far farmare la gente, di andare a zero per sempre una volta raggiunto il miliardo di utenti. E adesso hanno cambiato e lo faranno una volta raggiunti 10 milioni. E siamo già a 9 milioni e mezzo. Quindi questo cosa significa? Che se la mettono nel mercato c'è ancora meno gente che ce l'ha e vale ancora di più. Eh beh, ovviamente sì. Sì. Quindi... cioè, ora io ne ho 3.358 monete. Io sono quasi a 3.000, quindi... anche se valessero 100 euro l'una, sarebbero 330.000 euro. Ed esatto. È molto facile che una criptovaluta salghi a... o salga, come si dice, insomma, a 100 euro. Ma anche se viene un euro ciascuna, sono già 3.000 euro, insomma. Esatto. Però... purtroppo... sì, scusami. Se raggiungesse... il prezzo del Bitcoin, che adesso sta sui 18.000, i miei sarebbero 60 milioni. Non sarebbe comunque, male, non sarebbe male. Detta sta cosa, per dire, se appunto raggiunge anche i 500 e 1.000 euro l'una, io e Mario si potrebbe fare il cash out, venderle e iniziare sta cosa insieme. Oh, se ti interessa, lo fo anch'io, ci metto anch'io la mia parcella e investo anch'io. Certo, andiamo tutti quanti, ci prendiamo un bel appartamento. Mamma come mia, quello che ragazzi, ti ho descritto. Ma assolutamente. Mamma mia, che sballo. Sì, sarebbe figo. Sì. Che sarebbe poi io sto... non so se è brutto da dire, ma sto puntando tantissimo su queste criptovalute. Cioè, nel senso, no, ora faccio le mie cosette, al lavoro, eccetera, però tutte le idee che ho sono idee... che si basano appunto, sì, se quindi tutte le mie attività sono basate se puta caso arrivasse a un ottimo prezzo. Allora, il brutto delle criptovalute è che non è un mercato stazionario, cioè è molto 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 volatile. Tu immaginati che ogni giorno escono centinaia di criptovalute e fra quelle ce n'è una che ha del potenziale per spiccare, e non è detto che riesca a spiccare, soprattutto non è detto che ci stia tanto, perché comunque una può spiccare, può valere, che ne so, 1.000 euro l'una,
e 2 giorni dopo, anche meno, torna di nuovo a variare molto meno. Quindi anche lì bisogna anche essere veloci, rapidi nel dopo un determinato evento come questo, scegliere cosa fare. Magari hai intenzione di vendere subito, magari te le vuoi tenere rischiando. Esatto, perché magari arriva a 1000, te dici però aspetta, è arrivato a 1000, può arrivare di più, passa una settimana, scende a 200 e non risale più. Sfiga vuole, per paura che riscenda, tu le rivendi a 200 e come spesso capita, passa una settimana e queste qua risalgono. È un mercato molto veloce, molto rapido e... Quindi il consiglio che ti do da amico è non fare affidamento sul mercato delle criptovalute. No, vabbè, è appunto... troppo instabile. Allora, c'ho il progetto del nostro Gino, se te lo ricordi. Sì, sì, ecco, ovvio. C'ho quello lì che lo voglio proporre a un tecnico che poi verrà a riprendere una macchina del gelato che ci ha lasciato in prova e voglio proporla a lui per vedere se mi dice ok, mi piace, quindi andiamo a parlare, ti porto a parlare con tutti i tecnici e tutti i designer e bla bla bla. E magari può fare un botto anche questa idea, perché secondo me lo può fare. Ha molto potenziale, no. O poi comunque continuare a fare il gelato e tutte le competizioni o la cosa delle criptovalute, c'è questa l'idea. No, ma ci sta. L'idea è avere più piani, più territori su cui lavorare. Tra l'altro a proposito del progetto Gino, io appena ho un po' di tempo, università permettendo... Io sto cercando di capire come fare alcuni incastri. Devo ancora modellarlo. Ma tanto sì. Teoricamente ci vuole poco, spero. Però ecco, il Cinema 4D non è il programma perfetto per fare cose del genere. Guarda, io ti consiglio programmi di progettazione. Ti consiglio e ti sconsiglio allo stesso tempo, perché non è immediato, però è quello che sto usando con mio collega per progettare il drone, per modellare il drone, è Autodesk Fusion. Non è male, anche perché permette di fare delle simulazioni. Ora sicuramente per il progetto Gino delle simulazioni di aerodinamica non servono, no. A meno che non hai intenzione di vedere se è efficiente sotto quell'aspetto o meno quando lo lanci in testa qualcuno. Già per un drone ci serve, però non è male, perché comunque vai a fare cose proprio di precisione. Noi per adesso, infatti adesso noi stiamo facendo tutti i fogli, tutte le cose. È interessante, non è intuitivo da usare, almeno per me. Andiamo avanti. Niente. Quindi qua discorso Play 5, amici, tenetevi pronti. Tenetevi pronti perché... su Instagram di Gamers Tavern. Su Instagram di Gamers Tavern. Bravo, Gip. Grazie. Bravo, così. Ma prossima notizia, ragazzi. Allora, quando uscirà questo video, che sarà martedì, sarà esattamente che cosa? Che giorno sarà? Sarà il 3 dicembre. Io intanto arrivo, se parla. Ok, va bene. Mi ha abbandonato. E sapete cosa succederà il 3 dicembre, amici miei? 7 giorni. 7 giorni dall'uscita di Cyberpunk. Forse. No, vabbè, forse no. Oh, salve, bentornato. Niente, stavo dicendo... Sono venuti via i miei genitori mezz'ora prima... Sì? Sì, vabbè, meno male ci mettono su una ventina di minuti, 15-20 minuti e speriamo di Ma tanto finire, qua ormai abbiamo quasi finito, amici, anche perché non so da quanto tempo che si chiacchiera. 43 minuti. Vabbè, ci sta. No, dicevo che martedì 3 dicembre mancheranno 7 giorni. Sì? 7 giorni. Aspetta, no, al 10. È l'uno il primo. Martedì è... No. No, mi sono perso, sono un idiota. Martedì è il primo, mi sono perso. Scusatemi. Quindi ho detto che per hai visto il primo di novembre. Dovete capire, allora rifaccio il programma, che martedì sarà il primo novembre, mancheranno non più 7 giorni, ma bensì 9. Che cosa? L'hanno rimandato. L'hanno rimandato, che saranno? All'uscita di Cyberpunk. Davvero. Forse. Aspetta, forse. Posso flexarla, che l'ho già flexata. Dai, flexala, bastardo. Sulle cose, posso. Mamma mia, maledetta infame. Perché solo legame. È davvero troppo comoda. Il cuscino lombare mi fa fare cose magiche. Ma non ce l'avevi prima il cuscino lombare? Sì, ma
Quell'altro era duro. Questo, a parte che lo si può togliere facile così, si toglie e Ok. via. Però è memory foam. Quindi Ah, è stramorbido e prende la forma. Uguale ok. questo di La forma. Enduro. Vabbè, ci sta. Invece l'altro era straduro, non era dove doveva stare. Invece No, questo. Ah. poi dà fastidio, poi dà Sì. fastidio. E quindi niente, ragazzi. Sì, CD Projekt Red dovesse rispettare ciò che ha promesso. Noi, il 10 dicembre cos'è? È giovedì, Giovedì. 10 dicembre. Sì, giovedì, giovedì. Ok, controllo, ormai non si sa più. Giocheremo a E Cyberpunk, mi ragazzi, io pare non per vedo chi ha una l'ora. connessione di merda come me, dall'8 lo può scaricare su Steam, se non mi sbaglio. Buona sta cosa, buona sta cosa. Ci sono da dire delle cose. Allora, number one dovrebbe essere ufficiale l'uscita del 10 dicembre. Questo perché è uscita una notizia da parte di CD Projekt. Comunque abbiamo anche fatto il post sulla nostra pagina Ma quella Instagram, mi dove tipo spammo dicevano anch'io. le cose scherzose tipo sarà o cose del genere, non mi ricordo, avevo letto una cosa No, vaga. no, 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 no. No, questa praticamente diceva che CD Projekt ha dovuto dare delle conferme agli azionisti, perché ripetiamo che comunque queste aziende prima di tutto sono aziende quotate in borsa, e conferma sulla data d'uscita che per l'appunto è stata ribadita al 10 dicembre, Ok. quindi dovrebbe essere molto, molto, molto ufficiale la cosa. E parlando sempre di azionisti, hanno dovuto anche riconfermare il fatto che ci saranno dei bug, perché alcuni azionisti si sono spaventati, però io direi ganga banana, ganga puffa, è normale. È un gioco, è normale che un qualsiasi tipo di gioco abbia dei bug, è normale, ancora di più è normale, è un gioco immenso. Esatto. Speriamo di non arrivare, visto tutta la fatica a livello tecnico per fare Cyberpunk, speriamo che il livello dei bug non sia quello della No, Bethesda. allora, hanno detto che i bug ci sono, ma sono piccoli. Sono bug che Ok. nemmeno noti, hanno detto. Puoi notare, ma nemmeno noti, quindi non sono cose che ti rovinano l'esperienza di gioco. Così hanno detto, poi Ok. Non ho dei magari. dubbi. Poi non lo so. Allora, direi, è dal 2012-2013 che lavorano al progetto di Cyberpunk. Quindi ci può stare. Ma è anche vero che dal 2012-2013 c'è altra gente che lavora tipo a Star Citizen e che tuttora quello non è un gioco, ma è un bug vivente. Dylan, D'altra aspetta, parte. facciamo il salto. Dylan? Dylan? Che succede? Capito? Perché sono sullo spazio? Sono nello spazio da solo. Dov'è la mia nave? Madonna Ah. santa, è incredibile sta cosa. Fortunatamente comunque abbiamo dietro un colosso, comunque Sì, un'azienda ormai. grossa che non solo ha i fondi ma anche il talento per portare un progetto come quello di Cyberpunk. Quindi speriamo bene, ragazzi. Io, ma credo anche Gippo qui presente, non vediamo l'ora. Assolutamente, c'è. Noi non vediamo l'ora di giocarlo perché si è creata un hype della Madonna dietro a questo gioco. E come si diceva anche l'altra volta, spero in una campagna che sia molto, molto bella, che ti Aspetta. prenda fin dall'inizio. E quindi una cosa, cioè noi non vediamo l'ora. Noi non vediamo l'ora di giocare Cyberpunk e speriamo che la campagna principale possa essere ben costruita, solida, che possa prenderti fin dai primi momenti, proprio per evitare, poi ripeto, io parlo per me, perché sono fatto io, è il modo in cui approccio a questi giochi, però proprio per evitare che uno poi faccia tutt'altro Ah, è e non vero. caghi più la storia. Ma d'altra parte parliamo degli stessi che hanno comunque fatto The Che Witcher, le secondarie quindi erano una bomba, comunque. che secondarie erano una bomba, non mi riferisco alla campagna perché la campagna non l'hanno fatta loro perché è presa da un romanzo, però le secondarie di The Witcher erano una bomba. Sai La cosa? campagna ha anche. C'è il mio fratello si stava parlando qualche giorno fa, Sì. che si spera che non sia come tipo un classico RPG come potrebbe essere Borderlands o come lo è Valhalla. Quindi Ok. per andare in quella zona devi essere di quel livello. Ok, Perché no. se no, perché The Witcher non mi ricordo se era così il 3. Però Non me lo comunque ricordo nemmeno. andando avanti con le principali, alla fine arrivavi sempre al livello giusto per andare avanti e quindi potevi non fermarti mai e arrivare comunque
a livello, tipo quella missione è livello 30, sono livello 29, faccio quella prima, passo subito al 30 e quindi posso andare avanti. Però se Sì. faccio le secondarie salgo di più e posso comunque andare avanti e fare le missioni di livello 20, sono 25 per dire. Che secondo me, se fosse così, personalmente sarebbe un po' una cazzata, ma non se è come ho detto ora. Però Ok. se fosse che appunto anche se vai avanti con la storia principale non è detto che tu arrivi al livello giusto per andare avanti, è un po' una menata. Perché se uno si vuole giocare soltanto la storia principale, così gli ammazzi Vero, tutto. questo è vero, però tu le missioni secondarie me le devi anche giustificare. Cioè, se tu mi fai un sacco di missioni secondarie, però che questi al fine di aiutarmi, cioè non aiutarmi, mi sono espresso male, a migliorarmi a livello magari come equipaggiamento, come talenti e tutto, non hanno nessun fine. Poi è un peccato, perché sono lì interessanti, però poi dopo È un po' ti vero. rompi le balle. Il bello è anche che le secondarie, oltre ad essere comunque interessanti e non ripetitive, debbano comunque cercare di migliorarti, perché comunque hai anche un altro scopo. Hai anche un altro scopo. Bisogna vedere. Se tu mi lasci tutto il mondo aperto, anche questo è un'arma a doppio taglio, ma puoi risolvere tutti i problemi, come dicevamo prima, se mi fai una campagna bella solida. Perché Sì. se io poi mi aggrappo alla campagna, ma preferisco di gran lunga passare un po' di più tempo a continuare la storia principale che a girare come un idiota. Quindi bisogna avere già tipo GTA 5, esempio stupido, il mondo aperto. La campagna, per carità, non era tutto questo granché, però ti Però divertiva e sì. ti incuriosiva, quindi riuscivi a fartela abbastanza tranquillamente. Poi, per carità, ho preso un gioco che non c'è da fare un paragone, anche perché GTA 5 non ha queste grandi queste secondarie che sicuramente possono competere in un gioco come Cyberpunk. Però all'online, cosa che All'online. Cyberpunk? Lo sai che lo stavo per dire anch'io, il mega Sì, collegamento. mamma mia, altro collegamento Vero. incredibile. No, esatto, Si parla del che multiplayer, che è. dicono diventi molto simile a quello di GTA come struttura Vero? di gioco e come ci giochi all'interno. Però mi pare di aver letto che è uno stand alone, quindi non è una Sì. modalità all'interno del gioco che sei nel menu e fai multiplayer o single player, ma direttamente alla COD. Scarichi la Esatto. campagna, scarichi il multiplayer. Esatto, Sembra uno stand esatto. alone, quindi magari ci può anche stare uno che magari finisce il gioco, la single player, dice vabbè, no, non mi interessa più le secondarie, non le voglio fare, ci può stare, lo disinstalla, metti in multiplayer e va. E ci Esatto. sta. Fine. No, ci sta, ci sta. C'è anche scritto che cioè, CD Projekt ha detto che nel primo trimestre del 2021 arriveranno notizie aggiuntive, come Ok. anche magari video e tutto riguardo al multiplayer, quindi ne sapremo un pochettino di più, perché già potevo intuirlo, fosse un facsimile GTA, perché tu mi dai un mondo aperto È e tutto, vero. quello ci sta. Però bisogna poi anche vedere come lo strutturano, perché dire un facsimile di GTA 5 è dire tutto e dire niente allo stesso tempo, in un certo senso. Anche perché sono due mondi di gioco completamente differenti, quindi anche quello che potrei E fare e tutto. poi Quindi anche sono curioso, Cyberpunk è pure un RPG. Quindi sostanzialmente c'hai i sono curioso. livelli, le skill, le cose, cosa che GTA non ha. Quindi ad esempio, prendiamo la struttura di GTA. Hai la tua casa, la tua macchina e vai a fare rapine. Sostanzialmente lo scopo tuo è quello di fare soldi, creare la tua banda, o che sia di motociclisti o il SEA o le varie cose. E se lo fanno, fanno una cosa del genere su Cyberpunk è figo e probabilmente lo fanno a livelli. Se tengano questa cosa dei livelli, ma penso proprio di sì. E tra l'altro sarebbe anche figo che le rapine o qualsiasi cosa te vai a fare del genere, siano, ora perché ci sto giocando, a mo' di World of Warcraft o un classico MMO del genere. Quindi te vai a fare la rapina, che potrebbe essere una sottospecie di raid, di dungeon. Tutti i mob hanno un livello, poi c'è il boss, quindi devi andare avanti, puoi droppare cose fighe, utili, eccetera. Alla fine, vabbè, arrivi a prendere la cosa che può essere un chip o qualsiasi altra cosa ti dia soldi. E hai fatto. E sarebbe carino anche così, che c'hai tante persone che hanno skill diverse, utilità diverse, sarebbe bellino. Sì.
No, sarebbe molto interessante. Sicuramente giocando poi la storia principale potremo farci un'idea migliore di quello che poi Sì. sarà il multiplayer, perché andremo a vedere quello che Esatto. poi si potrà fare all'interno di Cyberpunk. Però non è male. A me preoccupa una cosa, perché quando si parla di questa tipologia di multiplayer, ma anche un po' nel multiplayer in generale, incombe sempre un grosso problema: il cheating. Bisogna vedere anche che sistema anti-cheat faranno, perché come in GTA 5 ormai è popolato da cheater, che entri in un server, c'è cioè quello lì che ti uccide in continuazione, O si ti dà teletrasporta soldi. là. Esatto, o ti dà soldi o cose del genere, chissà Cyberpunk come, chissà CD Projekt Red cosa farà a riguardo, quanto sarà potente il suo sistema di anti-cheating. Staremo a vedere, ragazzi. Manca poco. Manca poco. 9 giorni quando9 giorni. guarderete questo video. E non vediamo l'ora. Non vediamo l'ora. Come non vediamo l'ora? Ma oggi mi diverto. Oggi mi diverto. Oggi mi diverto. Prego, faccio lei. No, Vada, vada. Come ti no, 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 chiamo? no, vedi. Di cos'è che parlavamo l'altra volta, amici? Abbiamo parlato di un grande gioco. Di un grande gioco che tutti noi aspettiamo. Cioè, tutti noi, Ora, non è magari vero. non tutti, però Io personalmente sì. anch'io sono molto curioso. Elden Ring, il gioco di From Software in collaborazione con lo scrittore, per quanto riguarda la sceneggiatura, con lo scrittore del Trono di Spade, Gotti, di Game of Thrones. Così l'ho detto. Tutte. Abbiamo parlato, allora, abbiamo già un po' analizzato di quello che, delle informazioni che avevamo, cioè niente, assolutamente Soltanto un po' niente. una frasina del nostro Sarà più amico. figo, Sarà figo, figo. ok, va Wow. bene, grazie, ma adesso abbiamo un'informazione in più, che sicuramente non è che ci staremo tanto a parlarne, Sì, perché alla fine è un non leak, poi non è un puoi. leak, e a parte questo non c'è altro in più a livello di gameplay, è tutto. L'informazione è uscita un leak dove, aspettate che ripesco esattamente la data, si parla di un'uscita impostata al 30 giugno 2021. Secondo me non sarà così, o secondo me sarà così, ma poi sarà sicuramente rimandato, perché ancora non è stato mostrato zero Anche perché poi prima era pensato 2022. Sì, Poi ora vabbè, vero. c'è stato questo leak che era stato messo in negozio, eccetera, e c'era questa data sotto del 30 giugno 2021. Che oddio, il fatto che ci ha giocato Spencer Sì. ci Sì, potrebbe stare. Cioè, ci sono. Vabbè, ora. Minchia, siamo proprio il 29, quindi sostanzialmente 7 mesi. E 7 mesi possono fare tanto lavoro, dipende quanta gente c'è dietro. Quindi ci potrebbe anche stare. O magari il 30 giugno potrebbe essere una data di presentazione. potrebbe Magari ci sarà un anche essere. evento dove ci mostrano qualcosa. Esatto, sicuramente poi nel corso di questo periodo avremo notizie, maggiori notizie da parte di From Sì, Software. penso che Staremo a comunque nel vedere, ragazzi. 2021 qualcosina in più ce Sicuramente, l'avremo, dai. sicuramente. Ora vedi, succede come successe con Silent Hills. Dai, quella poi la notizia c'è Oddio, stata, che è cosa stata ne dici? annullata. L'informazione più c'è stata, l'informazione più c'è stata. Quella Non che era l'ha bella? annullata. Però esatto, cioè, ti immagini, ho litigato con, com'è che si chiama? George Martin, lo scrittore di Game Non of Thrones. Ho litigato con ricordo. George Martin, basta, Miyazaki Non fa e più George nulla. Martin non sono più best friend forever. Ecco. Miyazaki, oddio ragazzi, ora faccio confusione con i nomi, perdonatemi. Ma, beh, è stata una settimana un po' povera di notizie, però interessanti, Sì, un po' però povera, interessanti. ma niente di che. Poi la prossima parleremo di Cyberpunk. Oh, Ovviamente. che bello, non vedo l'ora. Sono un bimbo felice. Davvero, e poi vedremo se ci saranno appunto altre notizie della PS5. Però è Esatto. interessante anche questa cosa del PC di Nvidia, ma anche questa notizia delle RTX vendute ai miner, forse. Anche questa, dai, a me è piaciuta, se no non l'avrei messa. No, no, infatti, più che altro sicuramente, ecco, se, visto che ne abbiamo parlato, se ci dovessero essere dei cambiamenti, un'evoluzione di queste notizie, soprattutto quella del mining, magari una conferma o
fatto che venga smentito o meno, ne potremo parlare anche una prossima volta. Esatto, ma io penso che il prossimo martedì sostanzialmente parleremo, magari mettiamo poche notizie e vediamo quanto riusciamo a parlare di Cyberpunk, perché sarà la notizia di punta della settimana. Quindi sì, intanto te l'hai preordinato, mi sembra. No. No, bastardo, fallo, invece di imperare la tastiera. Non mi va più l'acca. Vabbè, io l'ho preordinato, quindi sicuramente ne parlerò e dovrei comprarla anche te e giocarci, perché dobbiamo No, no, allora, comprarla day one sicuramente lo farò, quindi poi ne parleremo. Ragazzi, quindi, che dire? Non so se poi faremo spoiler di qualcosa, un po' di qualche meccanica, quindi, probabilmente andremo... sì. Più della campagna si potrà parlare di, soltanto senza andarne a fare spoiler tutto, soltanto di impatto, qual è stato il primo impatto su di noi, e poi credo che si potrà parlare delle meccaniche di gioco. Sì, tranne parlare della storia, però le meccaniche di gioco, magari chi non se ne vuole spoilerare non se la guarderà, però chi non gli interessa e vuole capire come è strutturato... ci sta, poi comunque prima di noi che ne parliamo ci saranno miliardi di video, ma è vero, mi ricordo adesso che io dovrei iniziare poi la mia serie su Cyberpunk. Dovrebbe essere un video a settimana, un'ora di video, e dovrei trattarlo come se fosse una live, sostanzialmente senza tagli, si gioca così a Katsum, niente di che, come se giocassi normalmente, però... è un'ora ci sto cosa carina, ci sì, sta, che non ci si inculerà nessuno perché si guarderanno gli altri video di 20 minuti invece del mio dell'ora, però visto che alla fine il format fisso è questo per ora, quindi vorrei che poi diventi un po' anche Cyberpunk, giusto per continuare a riportare un po' di gameplay. No, ma ci sta, una bella idea, ci per sto, tenere ci un sto. Po' il canale anche attivo, notizie varie di salute, bambini che ho nel... tutto. Jimmy, cosa come sta Jimmy? Bene. Salutalo. Ti saluta. Faccia Dio. Ciao, Jimmy. ragazzi, delirio a parte, direi che si è fatta una certa stavolta, però abbiamo fatto un'ora e due. Dai, ci siamo l'altra contenuti. Volta era un'ora e un quarto, sono sempre stati. Abbiamo quindi... anche parlato un po' di tutto, siamo sì, passati non solo, sì, esatto. Stellar, no, sì, sì. È stato interessante. Sì. Quindi speriamo che voi pensiate la stessa cosa. Esatto, fateci sapere come sempre con un commentino qua sotto. Che l'unico che dice qualcosa è Ghost. Ciao Ghost! Grande Ghost, che lui è l'unico che l'ultima volta ha detto episodio interessante o molto interessante, comunque qualcosa del genere, e adesso avevo la mia birra gratis. Capirai, tanto la paga Gippo, quindi allora... va bene, no, siamo arrivati a fine. Raga. Sì, comunque ci aiuta a noi a capire un po' come approcciarsi, insomma tutte cose che ci possono aiutare a far crescere questo mini podcast... E anche esatto. Se perché adesso mi pare che è a metà o poco più della metà di quello che ha raggiunto il primo episodio, e conoscendo un po' come vanno le mie cose del genere, ogni episodio è sempre la metà della metà. Arrivi poi che c'è uno. Probabile, sono io che ricontrollo se è tutto a posto. Poi a metà di uno arriva mezza persona. e quindi... sicuramente, anche se poi non se lo incurerà nessuno, l'ho detto, continuerò a portarlo perché comunque mi piace. Esatto, ci piace, sì. Ci divertiamo nel farlo. Poi magari in futuro avrà più successo, perché proprio la gente diventa un passaparola, gli interessa, allora gli dice se ti interessa passo quasi. Vabbè, dai signori, ora ce ne dobbiamo Ragazzi. Andare e spero che bello. Vi si sia scaldata troppo la birra in questa oretta. No, magari ne avevano anche più di una. Esatto, magari sì. Ubriacone. Ragazzi, noi ci si vede il prossimo martedì con sicuramente notizie stramega interessanti, ma non solo notizie, ma anche discorsi, come succede sempre. Esatto. Ragazzi, quindi, passate dalla descrizione. Buona settimana e al prossimo martedì, sempre alle 14 in punto. A martedì prossimo. Ciao amici. Ciao belli.